Riprendiamo. Prego. La ringrazio, Presidente. Colleghi consiglieri, negli scorsi giorni abbiamo visto tutti le dichiarazioni dell'assessore Maran circa la volontà di salvare almeno 170 alberi di quelli previsti dall'abbattimento di M4, i 570. Noi ovviamente abbiamo preso, come credo tutti i comitati, positivamente questa notizia, è una prima vittoria dei cittadini. Certo, d'altro canto, se senza modificare i progetti e la tratta di M4, ma solo riorganizzando i cantieri, è stato possibile salvare 170 alberi, noi ci siamo chiesti, ma scusate, questi progetti come sono stati fatti? Diciamo che sicuramente non ci incentiva a smettere di continuare questa battaglia, anzi noi la continueremo e continueremo a bloccare i cantieri finché non sarà di fatto accettata l'unica richiesta semplicissima che facciamo, di avere lo stop degli abbattimenti finché non ci verranno dati i progetti definitivi, quelli in cui sappiamo con precisione quali alberi vanno abbattuti e per quale motivazione. Dato che se è stato possibile modificare di 170 alberi il numero dei 573, diciamo un numero decisamente abbondante, sicuramente possiamo rivedere ulteriormente questi progetti e capire, uno, perché sono stati fatti male in partenza e perché questi 170 alberi non sono stati salvati in fase progettuale, e due, se è possibile ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. Io invito tutti i colleghi e tutto il personale del Comune a partecipare questa sera alla manifestazione in Viale Argonne, il sito, il teatro dove purtroppo verranno abbattuti molti alberi. Lì i comitati cittadini stanno lottando per avere questa semplice richiesta di stop degli abbattimenti fino a quando avremo questi progetti definitivi. Dal mio punto di vista, come Consiglio Comunale, sarebbe importante esprimerci su M4, dato che non è stato possibile farlo con la delibera, abbiamo seguito in passato la vicenda. Sicuramente potrebbe essere utile parlare sia del tracciato della metro che anche ovviamente dell'impatto ambientale, ma sicuramente in una seduta di consiglio comunale. Questa è una proposta che faccio ai miei colleghi, se non anche una commissione specifica, ma dato che non abbiamo potuto votare la delibera di M4, almeno parlare dell'impatto ambientale sarebbe una cosa gradita. Ringrazio tutti e spero di vedere i consiglieri questa sera alla manifestazione. Grazie.